Ciao ragazzi, benvenuti in questo fantastico nuovo video. Oggi facciamo assieme il sapone Bounty, un sapone veramente favoloso. Come vedrete nel video c'è stato un piccolo errore da parte mia, non ho calcolato l'umidità ambientale. Oggi in Liguria c'è un caldo tremendo, un'umidità del 90% come al solito, come ogni estate, e quindi il sapone è rimasto leggermente più liquido e si sono rovinati un po' gli strati. Nulla che crei un problema al risultato finale, l'estetica non è come me l'aspettavo. Non fa niente. Comunque vi darò dei consigli per evitare che facciate gli errori che ho commesso io. Bene, adesso vediamo come procedere, ma intanto vi dico, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanellina per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video, lasciatemi tanti like e dei commenti. Se poi volete supportare il canale ed aiutarmi a comprare nuovi materiali, potete premere il tasto grazie che trovate sotto ad ogni video e fare un'offerta libera a vostro piacimento. Bene, vediamo come procedere. Eccoci ragazzi, allora prima cosa da fare, ovviamente, un po' come vi ho detto per il sapone al cioccolato, mi raccomando fatelo perché è veramente il re dei saponi. Usiamo un cioccolato almeno al 70% di cacao, questo qui Novi non costa veramente niente, quindi direi che è una spesa affrontabilissima. E lo andiamo a dividere in due, resistendo alla tentazione di mangiarcelo tutto. Io me lo sono nascosto perché ho detto poi lo so già che mi viene fame e me lo mangio. Bene, lo dividiamo in due e lo mettiamo in una pentola a bagnomaria a sciogliere. Poi prendiamo della polvere di cocco, questa qui la trovate nei supermercati, costa davvero anche questa pochissimo e darà al sapone un bellissimo effetto scrub. Come fragranze userò le fragranze di Happy Mold, quella al cocco ovviamente, quella al cioccolato. Codice sconto Klaus 10%. Se non volete acquistare su Happy Mold, comunque trovate i link sotto ad ogni video delle fragranze che io uso, che sono testate, vi garantisco che funzionano e sono link Amazon, quindi vi arrivano a casa in tempi brevi e a costi contenuti. Bene, adesso vado a scaldare gli oli e a pesare la soda. Eccoci, allora ho pesato gli oli, ho pesato la soda e l'acqua. Adesso vado a unire assieme soda e acqua. E intanto vi ricordo, se non avete mai visto prima come fare un sapone col metodo a freddo o a caldo e volete provare a farli, andate a vedere tutti i miei video della playlist ABC del sapone. Mi raccomando, non è un suggerimento, è obbligatorio conoscere le basi prima di cimentarsi a fare un sapone. Norme di sicurezza, attrezzature, dove trovare i materiali, quali materiali usare e via dicendo. Mi raccomando, che cos'è la soda, cos'è lo sconto della soda e così via. Bene. Unisco la soda all'acqua piano piano. Per questo sapone userò anche un po' di ossido di titanio per la parte centrale del nostro sapone Bounty.
facoltativo, ragazzi, potete usare anche il borotalco, potete anche non usare niente. Bene, vado a scaldare gli oli, aspetto che entrambi raggiungano una temperatura in un range di 42-45 gradi. È estate, ci sono 57.000 gradi all'ombra, quindi ci vorrà un po' più tempo. A dopo! Eccoci ragazzi, allora la parte liquida e la parte grassa sono entrambe a temperatura, le unisco assieme, vado di una traccia leggerissima, proprio una mischiata. Ok, non di più, mi raccomando, abbiamo bisogno di un certo tempo di lavorabilità. Separo il sapone in tre. Ok, direi che ci siamo. E non aggiungo ancora nessuna fragranza, metto un po' di bianco nel sapone che è rimasto in pentola, posso già aggiungere il cocco in polvere. Io direi, il quantitativo, ragazzi, a seconda di quanto fate spessi gli strati, andate un po' d'occhio, non deve essere esagerato, ma non deve essere neanche scarnissimo. Io lo uso tutto perché intanto di questo poco cocco non me ne farò più niente. Adesso mi raccomando, il cioccolato sempre a bagnomaria, perché faremo due strati e dovrà essere sempre molto liquido, comunque non solido. Vado a versare il primo strato di cioccolato. È arroventato, non fate come me, usate magari una presina. Sì, ho usato questi contenitori alti, se voi avete dei barattolini tipo quelli dei Plasmon è anche meglio. Fragranza e mini pimer. Verso subito nello stampo prima che diventi un mattone. E abbiamo fatto il primo strato di... forse ho esagerato un po' come quantitativo, ma va bene, non deve essere perfetto. Attendiamo qualche minuto che si rassodi abbastanza per poter versare lo strato centrale, che sarà un po' più pesante perché contiene più oli e contiene anche il cocco. Ok ragazzi, ho dato una spruzzata di alcol isopropilico per cercare di farlo rassodare il più velocemente possibile. Potete usare anche l'alcol 95 gradi, potete anche non usare niente. Anche se si mischiano leggermente, stiamo facendo un sapone, direi che va più che bene. Adesso vado di mini pimer e aggiungo l'ossido di titanio, non l'avevo già aggiunto, ne aggiungo ancora un po'. E faccio la parte centrale. Vado di fragranza al cocco. Ok. Adesso con l'aiuto di una spatola verso il sapone sullo strato precedente. Cerchiamo di attutire il colpo in modo che affondi il meno possibile, non è solidissimo, non garantisco una riuscita perfetta, ma oggi è davvero molto caldo e soprattutto molto umido, quindi il sapone tende a non rassodarsi.
e si è sempre mischiato. Dai ragazzi, va bene lo stesso. La fragranza è eccezionale. Bene, adesso stesso procedimento, aspettiamo che si rassodi la parte appena versata e poi andiamo con l'ultimo strato e l'ultimo quantitativo di cioccolato. A dopo! Ok, è il momento dell'ultimo strato, il cioccolato non si sa bene perché, una parte è sempre molto liquida e una parte mi viene sempre un po' solida, ma va bene lo stesso, intanto andiamo di mini primer, quindi non ci interessa più di tanto. Fragranza e mini primer. Ho spruzzato cioccolato ovunque, questo tavolo non ce la fa più, come avete notato è distrutto a furia di fare saponi e lavoretti vari. Versiamo l'ultimo strato, magari dentro il sapone non fuori, ultimo strato che tende ancora a mischiarsi, mi spiace. L'effetto finale volevo che fosse diverso. Bene, aspettiamo qualche minuto, intanto pulisco questo macello che si rasodi abbastanza per poter fare la decorazione finale. A dopo! Ok ragazzi, è passato una decina di minuti. Come vedete all'inizio video, avrei fatto meglio forse a mettere nella mia ricetta la cera d'api, perché sapete bene che la cera d'api tende a far solidificare, a addensare prima il sapone. Se voi scegliete la ricetta con la cera d'api, tenete temperature un po' più alte, sui 47-50 gradi. Avrete però meno tempo di lavorabilità, quindi dovrete essere già abbastanza esperti. Ora facciamo la solita classica decorazione. Mi spiace che il risultato finale non sia quello atteso, ossia strati ben separati e ben definiti. Resta il fatto che il sapone è comunque favoloso, sapone che ho fatto più e più volte nella vita. Bene, andiamo a mettere un po' di cocco, un po' come il classico Banti. Tutti quelli che hanno fatto sapone al cioccolato si sono trovati estremamente soddisfatti, è un sapone veramente al di là delle aspettative. Mi spiace forse che in pochi lo abbiano provato. Comunque in fondo al video, alla fine, vi lascio il link, l'immaginina del sapone cremino. Questo è un po' simile, ma differisce dal fatto che comunque la fragranza al cioccolato è al cocco ed è anche un sapone con un leggero effetto scrub. Bene, noi ci vediamo tra 24 ore per il taglio, così vediamo come è venuto e vi dico ancora due cosette. Ciao ciao! Eccoci ragazzi, allora sono passate 24 ore, ho tolto già il sapone dallo stampo perché pensavo che la telecamera fosse accesa come al solito. Userò questo stampo bellissimo che trovate in info box, il link, vi danno il tagliasapone, il
la lama zigrinata, la lama a filo, un'altra lama liscia e in più lo stampo in silicone per fare i saponi. Facciamo la prima fetta. Guardate un po' che bello che è. All'interno vedete tutto il cocco che al termine della stagionatura sarà come colore uniforme al resto del bianco del sapone. La stagionatura, come sempre, è di 4 settimane. Proviamo anche il taglio così a zigzag. No, è più bello col taglio a lama. Bene, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video. Lasciatemi dei like e dei commenti. Se poi volete supportare il canale potete premere il tasto grazie che trovate sotto ad ogni video, fare un'offerta libera così mi aiuterete a comprare nuovi materiali per fare nuovi video. Noi ci vediamo martedì prossimo per un altro video. Ciao ciao!